sistema di irrigazione delle piante, tanto per dirne una, otterrete l'irrigazione delle piante e poi potrete disattivarlo anche da remoto. Ecco, vediamo l'installazione del nostro dispositivo, di questa valvola smart così particolare. Vediamo da questo lato, possiamo osservare la staffa che serve, diciamo, ad agganciarla alla parte superiore del rubinetto, in maniera tale che venga fissata. Ora io l'ho fissata alla men peggio per questa prova e ho dovuto praticamente mettere un piccolo spessore qui, perché altrimenti anche al massimo, diciamo, della stretta della staffa non riusciva ad avere presa, quindi in ogni caso dovete dotarvi eventualmente di un accorgimento di questo genere per stringere la staffa. Chiaramente dovrete collegare, portare la 12 volt, e qui dovrete prendere precauzioni nel caso in cui la presa debba lavorare in esterno. E poi andiamo a vedere dall'altro lato, mi giro un attimo, ecco qui. Da questo lato abbiamo la parte che va a comandare il rubinetto vero e proprio. Da questa parte abbiamo queste due viti che servono, hanno, diciamo, un margine di movimento qui lungo questo binario, e praticamente andandole a mollare con il cacciavite possiamo fare in modo da stringerle per farle aderire perfettamente al rubinetto e poi fissarle restringendo col cacciavite, in maniera tale che possono adattarsi quindi a questo manico di rubinetto, che sia anche più grande, chiaramente nel margine massimo di questo binario, e quindi un rubinetto che sia largo più o meno al massimo quanto questo binario. Qui sotto c'è una piccola, sembra quasi una chiavetta, ecco, adesso l'ho messa lì a fuoco, che possiamo girare, ruotare in senso orario o antiorario, e praticamente la frizione si può regolare per aumentare o diminuire la forza che lui opera sul rubinetto nel caso in cui sia poco sufficiente a muovere il rubinetto. Naturalmente io ho già fatto l'installazione del dispositivo, quindi è già stato riconosciuto nella mia rete wifi. Posso operare manualmente pigiando questo tasto, vedete che viene aperto il ripigio e viene chiuso il rubinetto, oppure ancora posso, tramite l'applicazione Tuya Smart, quindi andando a pigiare, accendo e spengo, e ancora ho inserito all'interno di Google Assistant il riferimento a questa applicazione, e quindi andando a richiamare Google Assistant, accendi rubinetto. Certo, accendo il dispositivo rubinetto. Spegni rubinetto. Va bene, spengo il dispositivo rubinetto. Ecco, come vedete anche